Buongiorno mondo, oggi siamo belli carichi, gli zaini sono sempre gli stessi ma sono pieni perché abbiamo già fatto lo zaino per prendere l'aereo, anche se l'aereo ce l'avremo questa sera alle 6.50, avremmo potuto lasciarli in deposito al B&B, però poi avremmo avuto il vincolo di tornare lì prima di andare all'aeroporto e rifare gli zaini, quindi li abbiamo fatti. Stiamo andando a farci un giro oggi, giro libero. Stiamo decidendo cosa fare, ma penso che andremo al mercato centrale che non abbiamo ancora visto, ma verso ora di pranzo, così mangeremo anche lì. E non so, due o tre punti che ancora non abbiamo visto di Budapest, anche se ce ne sarebbero mille mille altri da vedere. Adesso siamo qui, che camminiamo in mezzo alla strada perché ci sono i lavori, come in quasi tutta Budapest in questo periodo. Sembra che abbiano cominciato a ristrutturarla tutta quanta proprio oggi. Ieri e l'altro ieri. E domenica. Va bene, basta, ciance, si parla, e invece si deve camminare. Cammina Giappino, cammina Simo. Un mezzo così non l'avevo proprio mai visto, Guardate qua. Voi lo conoscete, sapete che cos'è? Tu sai che macchina è quella? No. Se la conoscete scrivetemelo nei commenti. E per la colazione abbiamo deciso per un caffè da asporto e in panetteria abbiamo preso un brioscione alla cannella, un cinnamon roll e la Simo un francesissimo pan au chocolat, doppio cioccolato. Facciamo colazione. È difficile da mangiare perché è altissimo. Intanto siamo davanti alla sinagoga più grande d'Europa, Visto che oggi non c'era così tanta coda come l'altro giorno, abbiamo deciso di entrare a visitare la sinagoga, che è la sinagoga più grande d'Europa. Stiamo aspettando che parta il tour guidato in italiano, che parte tra 10 minuti. Facciamo un girettino, però silenzio, rispetto. La grande sinagoga, anche chiamata Sinagoga d'Oni, dal nome della strada in cui si trova, è il più grande edificio di culto ebraico d'Europa ed il secondo al mondo. Fu inaugurata il 6 settembre del 1859. Ha dimensioni colossali, può accogliere circa 3.000 fedeli. L'interno è spettacolare, vetrate artistiche, una volta riccamente decorate, e gallerie due piani in legno, una per gli uomini e una per le donne, come da tradizione ortodossa. Nel parco all'esterno troverete il memoriale del diplomatico svedese Raoul Wallenberg, che salvò migliaia di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Il giardino era parte del ghetto dove la comunità ebraica di Budapest fu rinchiusa nell'autunno del 1944. Qui troverete anche l'albero della vita, una scultura del 1991, simile a un salice piangente, sulle cui foglie sono incisi i nomi degli ebrei vittime dell'Olocausto. E dopo quasi due ore e mezza di visita alla sinagoga siamo usciti. La visita è super interessante, se venite non fatevi scoraggiare dal prezzo perché comunque costa sulle 27 euro a testa, ma la visita guidata è gratuita e compresa, c'è in italiano, la nostra guida Francesco è stata super, ha descritto tutto in maniera coinvolgente e soprattutto commovente perché non bisogna mai dimenticare, ricordatevi. Adesso andiamo forse al mercato, a mangiare sono le 13.10 e poi la nostra vacanzina si sta per concludere, dovremo avvicinarci, quindi seguiteci ancora, a dopo, c'è vento. Giro sotto nelle bancarelle, viene una voglia di frutta con tutti quei banchetti di frutta fresca, ma ovviamente andiamo ai piani superiori dove ci sono gli street food, e perché dobbiamo mangiare e poi andare a prendere il tram e andare a prendere il pullman in direzione aeroporto. Vi teniamo aggiornati. E finalmente eccola qua la zona cibo. Guarda.
Madonna. Tutti bloccati qua dentro perché non riescono ad aprire le porte. Siamo stati sequestrati dall'autista del tram. Uno è da qui. E dopo essere stati rapiti dal tram e infine liberati, siamo venuti qui in un pub a prenderci un caffettino, una limonata dal colore molto chimico, ma dovrebbe essere alla mia verde. La Simo è preoccupata perché stavano cancellando il nostro volo a causa del maltempo. Lei già è una che si caga sotto a volare e quindi è preoccupata, ma si fa più problemi di quelli che sono, perché il maltempo è rientrato, il volo sembra regolare, quindi si va tranquilli. Là in fondo c'è il pullman 100E che ci porterà in aeroporto e basta, sta per finire la nostra vacanzina, come vi abbiamo già detto. Adesso bevo e sto zitto e basta. Atterrare, siamo atterrati, stiamo andando al parcheggio P1 a recuperare la Berta e eravamo puntuali, un po' di turbolenze, la Simo si è cacata per l'ennesima volta, un po' ha sballonzolato entrando in Italia con i temporali che c'erano in giro, infatti era tutto super nuvoloso, però ci siamo. Là in fondo da qualche parte c'è la Berta, o meglio dovrebbe esserci la Berta. Sono ancora sotto shock.